Benvenuti al 14° appuntamento con Kickoff, la trasmissione del football americano Made in Italy. In questo numero, Golden League, risultati e le classifiche della 10ª giornata. Silver League, una panoramica sulla serie cadetta giunta alla 8ª giornata. I nostri riflettori puntati su Albanese Hotels Rimini, Infoservice Torino, Giants Bolzano, Centax Bergamo. Le impressioni a caldo dei protagonisti. I grandi numeri della Golden League. La consueta rubrica che riguarda i migliori performers della settimana. Una finestra sull'Europa dove i Prima Car hanno conseguito un importantissimo successo. I prossimi appuntamenti per la Golden e la Silver League nel weekend. E passiamo adesso a vedere i risultati della 10ª giornata, gli interdivisionali di Golden League. Dolphins Ancona, Rhinos Milano 19-15. Albanese Hotels Rimini, Infoservice Torino 27-29. Giants Bolzano, Centax Bergamo 21-34. Coach Alessandria, GBD San Lazzaro 0-49. Le classifiche vedono nel girone A appaiate al comando Centax Bergamo e Prima Car Legnano a 18 punti, seguiti da Infoservice Torino a 11, Coach Alessandria a 7, Rhinos Milano a 4, Cardinals Palermo a 0. Nel girone B i GBD San Lazzaro guidano in battuta. Gladiatori Roma e Dolphins Ancona seguono a 12, Albanese Hotels Rimini 8, Giants Bolzano 6, Terme di Fiuggi 2, Cardinals Palermo e Terme di Fiuggi hanno una partita in meno. Così nell'8ª giornata di Silver League invece, dove riposavano i Renegades Firenze, Condors Grosseto Sebi Varese 26-6, Copser Ferrara Crazy Bull Trieste 6-0, Redskins Verona Edicard Piacenza 8-9. Ferrara 16, Edicard Piacenza 10, Redskins Verona 4, Crazy Bull Trieste 2. Nel girone C, Elephants Catania 12, Salvaguardia Ambientale Crotone e Crusaders Cagliari 6, Red Eagles Catanzaro 0. E veniamo invece con le immagini a commentare la 10ª giornata di campionato interdivisionale di ritorno in maglia bianca agli Infoservice Torino, Alessandro Lazzaretto nelle immagini, che visitavano gli Albanese Hotels Rimini in maglia blu in questo momento sul terreno dello stadio comunale di Cattolica. Partita molto importante per ambedue le compagini, inquadrata intanto allo crew arbitrale agli ordini del signor Coccaro. Partita importante, dicevamo, perché per tutte e due i playoffs sono ancora una cosa possibile, soprattutto per gli Infoservice Torino che sono praticamente ormai giunti alla post season. E cominciamo le ostilità con il calcio d'inizio di Mauro Do, un calcio teso che viene ritornato dallo special team in maglia blu, e Alessandro Angeloni, uno dei migliori giocatori della compagine riminese, che ritorna al calcio placcato dal numero 30. Andiamo subito con Ron Barber in azione. È ancora la difesa torinese ad avere buon gioco con il 99 Rigazzi Paolo, che mette al suolo il quarterback Barber, ma è subito Angeloni a prendere la palla, riesce a passare il placcaggio di Paschetto, si porta in avanti, riesce a togliersi di torno, rompe diversi placcaggi, taglia il campo in diagonale e si invola per la prima segnatura della serata con una bellissima, stupenda corsa di 86 yards che mette al sicuro 6 preziosissimi punti. Poi il calcio fallirà da parte di Barsanti e recupera una palla i riminesi per il 6-0 momentaneo. Quindi una partita che comincia sicuramente con i fuochi artificiali. Nella nostra sintesi siamo con Vincent Moiso, quarterback della squadra in maglia bianca, che dà palla a Rigazzi, il quale non fa molta strada, fermato dalla linea difensiva e dai linebacker in maglia blu degli Albanese Hotel. Ancora l'attacco della formazione torinese, Moiso comincia con i passaggi ed è ottima la ricezione di Lazzaretto, che elude il placcaggio e si invola velocissimo, inseguito invano da Russo, per il momentaneo pareggio. Siamo al 45 yard, scusate, di passaggio, ed è ancora un tentativo di field goal, di calcio piazzato. Lazzaretto prova a correre, lancia un pallone maldestro a Do, ma niente da fare, il punteggio si fissa sul 6 pari. Continuiamo nella nostra sintesi con la palla in mano a Alessandro Angeloni, che è stato veramente una spina nel fianco, anzi nel centro della difesa in maglia bianca, placato da Paschetto.
continuano ad impostare le azioni offensive su Angeloni gli albanesi Hotels Rimini, ma fa buona guardia ancora Paschetto sul piccolo ma scattante running back romagnolo. Siamo ancora con Barber che lancia per il proprio ricevitore, ma un intervento di Vincent Moiso, schierato anche come defensive back, che separa il ricevitore col numero 88, anzi mi sembra l'80, Gattei dal pallone. Vedete il replay di questa azione, Paschetto forza ma viene portato all'esterno come rusher. Bella la presa, ma niente da fare, Moiso è perfettamente tempista e lascia il ricevitore ai blocchi di partenza. Si trattava di Paolo Rossini, scusate. Intanto cambia il quarto, finisce sul 6-6 il primo periodo di gioco. Queste squadre stanno sicuramente dando vita a una partita molto intensa ed è Barber questa volta che va a portare avanti la palla e va in touchdown con uno sneak di 5 yards, scattante questo quarterback ben conosciuto nel campionato italiano per avere giocato in diverse squadre. Siamo alla trasformazione ed è questa volta ancora il numero 88 Rossini che si fa perdonare. Il punteggio passa sul 14-6 per la formazione di casa. Ancora Angeloni a portare palla, vanamente inseguito dietro gli ottimi blocchi dei compagni dal fratello di Paolo Paschetto, Michele, sull'esterno, guadagna preziosa yard e porta la propria squadra ancora in una buona posizione. Si incarica Barber, ripresosi dall'infortunio al ginocchio, di portare avanti il pallone e riesce ad avvicinare notevolmente la propria compagine alla linea di gol difesa dalla squadra torinese. Siamo ancora con Barber in impostazione, due running back ed è sempre Barber che ancora una volta varca con una corsa da una yard la goal line, portando il punteggio momentaneamente sul 20-6. Vediamo il calcio di Barsanti, è buono, 21-6 il punteggio in questo momento in favore della formazione riminese che gioca perfettamente le proprie carte. Ancora Lele Barsanti, tight end kicker della formazione al calcio. Questa volta il ritorno è di Alessandro Lazzaretto, il quale dietro i blocchi del proprio special team trova un buon varco, vanamente inseguito dal numero 21 in maglia blu, Benini. Ed è un ritorno di calcio che porta ai torinesi altri 6 preziosi punti, quindi 21-12 di 78 yards. Sempre Moiso con la palla in mano ed è la trasformazione da parte del numero 91 Canale. Quindi il punteggio sale a 14-21 in favore dei riminesi. Bello il colpo d'occhio dello stadio Cattolica e siamo ancora con il calcio d'inizio che si incarica questa volta a Brena di ritornare, ricevitore e ritornatore di calcio, prima di essere placcato dal linebacker facente parte anche dello special team Smil, Young Smil della formazione riminese. Ancora Moiso in cabina di regia, una finta di passaggio alla mano ed è un lancio per il numero 32 Mauro Do, il quale avvicina la propria squadra alla goal line. Motion di Sparapano ed è una corsa per Rigazzi dietro blocco di Do e Rigazzi varca l'angolino destro con una corsa da 9 yards. Il punteggio a questo punto è sul 19-21, ma con questi due punti il 23-19 in favore dei torinesi porta in vantaggio la squadra in maglia bianca. Grandi duelli sulla linea per queste due formazioni ed è Barber questa volta che lancia un passaggio della disperazione che viene però perfettamente ricevuto dal proprio ricevitore in campo aperto. Ancora Barber in dropback, continua con il proprio bombardamento ed è un passaggio che viene però perso dal compagno di squadra. Un passaggio perfetto, preciso, ma nella nostra sintesi siamo passati con l'attacco ai giocatori in maglia bianca. Ancora Canale, il tight end, che però perde palla. Un'importantissima palla che poteva essere dannosa per i riminesi. Angeloni a portare avanti il pallone. Angeloni corre, corre, corre. Sarà una partita sfolgorante la sua con oltre 240 yards guadagnate. Quindi punta di diamante della formazione riminese. Ancora Angeloni, questa volta però è un pasticcio fra Barber e Angeloni. E vediamo che cosa succede. La palla continua a vagare e dall'esultanza direi che i colori torinesi si sono impossessati di questo vale, quindi resa la cortesia. Ancora Moiso in postazione, è una palla per Rigazzi che replica con una bella corsa di 15 yard a quello che poc'anzi aveva fatto vedere il collega e antagonista Angeloni. Molta pressione sulla linea, vedete sono tutti dentro, Smil, Pier Maria ci provano però
mettono abbastanza in difficoltà il quarterback Moiso, costretto a scaricare. Ed è ancora l'attacco riminese con Angeloni a portare avanti il pallone sulla parte esterna, quindi un'altra bella corsa di oltre 30 yard. Attenzione, attenzione. Touchdown. Buono il blocco su Paschetto ed è una ricezione questa volta sulle 5 yard. Ottima la fattura di questo gesto atletico. Ancora Angeloni varca la goal line e sono 5 le yards per quanto riguarda il giocatore, il running back in maglia blu. Ancora Barber tenta la trasformazione da due punti, niente da fare, buona la guardia dei defensive back torinesi che negano questo punto. Barsanti va al calcio corto, un calcio di rimbalzo abbastanza traditore, ma non è difficile per Rigazzi impossessarsi del pallone e ritornarlo fino alle 30 yards. Vediamo ancora Moiso protetto dalla propria linea in avanti ed è questa volta Sparapano che chiude la partita con una ricezione importantissima. Sarà poi Mauro Do a suggellare la prova per il definitivo 29-27 per quanto riguarda i torinesi. Ancora Barber prova qualche lancio dell'Ave Maria, viene ricevuto dal proprio compagno di squadra, il numero 35, il running back Braccaccini. Si avvicina in maniera molto importante alla goal line, ce la fa quasi, ma è Paschetto lesto a intercettare e a chiudere virtualmente questa partita. Di positivo c'è da dire che finalmente ho visto la nostra difesa riuscire a reagire contro le corse esterne, cosa che l'ha sempre messa in difficoltà, e anche il nostro attacco è riuscito anche lui a correre molto sull'esterno, a correre con delle ISO centrali, e per cui la squadra sembra che si sia infilata bene adesso che purtroppo siamo all'ultima partita del campionato. Devo ringraziare questa società che è entrata da poco, che ci permette ancora di giocare a football e ci permette di praticare appunto questo sport che io amo moltissimo. Peccato, perché potevamo vincere, avevamo la partita in mano, la vittoria ci è mancata di un soffio. Comunque usciamo a testa alta, abbiamo giocato bene, abbiamo dato il massimo. Forza Marlins, ciao. Stasera abbiamo vinto, secondo me, una partita molto importante, ci permette di respirare un po' e vedere più vicini i playoff. Voglio ringraziare la difesa che nella finale della partita ha fatto un paio di azioni decisive che ci hanno permesso di portare a casa questi due punti veramente preziosi. Sono molto soddisfatto per il mio ritorno di kickoff, che ha dato una buona posizione all'attacco, che comunque si è comportato bene per tutta la partita portando in touchdown quasi tutti i drive. Una buona prestazione anche della difesa e un saluto particolare a tutti i Blacks a Torino. Ciao. E dopo le bellissime immagini dai campi veniamo a vedere quelli che sono i riscontri numerici per quanto riguarda le statistiche di squadra. Il terzo miglior attacco del campionato è dei Dolphins Ancona, con 1.363 yards guadagnate su terra, 1.996 su passaggio, 3.359 in totale, 335 la media. Al secondo posto è Prima Carlegnano con 1.580 yards corse passate, 3.400 totale, 343 la media. Guidano i GBD San Lazzaro con 1603 yards guadagnate sulla terra, 1852 di passaggio, 3455 in totale, 345 la media. La terza miglior difesa del campionato appartiene ai GBD San Lazzaro con 751 yards concesse sulla terra, 1048 su passaggio, 1799 in totale, 179 la media partita. Al secondo posto il Prima Carlegnano con 815 yards concesse su corsa, 909 su passaggio, 1724 in totale, 172. Guidano con la miglior difesa del campionato i Centax Bergamo con 257 yards concesse su corsa, 1193 su passaggio, 1450 in totale, 145 di media. Vediamo quali sono invece le prestazioni personali. Per quanto riguarda il rushing, le corse, Gianluca Origoni terzo dei Prima Carlegnano con 127 portate di palla, 958 yards, 7.5 la media, 15 touchdown realizzati. Alessandro Angeloni al secondo posto degli Albanese Hotels Rimini, 188 portate di palla, 1153 yards, 6.1 la media, 11 touchdown. Guida la classifica Steve Beck dei Centax Bergamo con 145 portate di palla, 1358 yards, 9.4 la media, 20 le marcature. Per quanto riguarda i quarterback invece, le statistiche del passing vedono al terzo posto Vincent Moiso degli Infoservice Torino con 95 passaggi completati su 172, 1353 yards, 7 intercetti, 13 touchdowns. Al secondo posto Mike Curtius dei Prima Carlegnano con 38 passaggi completati su 76, 628 yards, 2 intercetti, 6 touchdown.
Il migliore è Dale Fry dei GB di San Lazzaro con 92 passaggi completati su 155, 1797 yards, 5 intercetti e 28 touchdowns. Per quanto riguarda invece le ricezioni, al terzo posto è Sergio Moretti dei Dolphins Ancona con 48 catch, 803 yards, 16.7 la media, 7 le marcature. Al secondo posto Alessandro Lazzaretto degli InfoService Torino, 51 ricezioni, 726 yards, 14.2 la media, 9 i touchdowns. Il migliore è Maurizio Barbotti dei Prima Carlegnano con 56 ricezioni, 748 yards, 13.4 la media, 12 segnature. Dopo le immagini e i grandi numeri della Golden League, noi ci risentiamo fra breve con la partita Giants-Bolzano-Centax-Bergamo. Ritorniamo sul campo invece di Bolzano, di Viarese, a campo da football, campo in sintetico, l'unico in Italia, con in maglia blu i Giants Bolzano, padroni di casa, e in maglia bianca i Centax Bergamo, i Blackhawks, che fanno visita alla compagine bolzanina, inquadrato il signor Rizzello, che dirigerà la partita con la propria crew arbitrale, e siamo pronti con le ostilità, con il numero 93 Magni che calcia il primo pallone. Partita sicuramente sulla carta molto a favore dei bergamaschi. John Macellaro ritorna a questo calcio e lo special team in maglia bianca lo ferma in maniera ineccepibile. Cominciamo subito con Grant al passaggio sul numero 7 Costanzo, ma è Carnelli che causa il fumble, viene riportato dal numero 28 Donnini, e quindi primo sanguinoso errore per la formazione bolzanina, che si ritroverà in questa poco simpatica posizione con Longhi che corre 3 yard e porta il punteggio sul 6-0 per i propri colori. Coach Tisman non è contento della prestazione del proprio attacco, ma siamo ancora con Grant in attacco che passa a Bernato, che avrà una giornata strepitosa con 4 ricezioni per 78 yards. Si porta avanti l'attacco bolzanino molto concentrato, e Grant questa volta che prova la soluzione personale, finta di corpo, va sull'esterno, ma è lesto il numero 3 in maglia bianca Bassi a portarlo fuori. Ancora Grant che sfrutta i blocchi dei propri compagni, ed è un passaggio per Bernato che porta il punteggio assieme alla trasformazione addizionale sul 7-6 in favore della squadra padrone di casa, che crede molto in questa partita. Abbiamo ancora una ricezione di Bernato fermato da Donnini. Si guardano i defensive back bergamaschi increduli, e continua l'avanzata della formazione bolzanina. Questa volta è Aneg su una giocata di reverse che riesce ad eludere anche un placcaggio, e con due portate sole per 27 yards, con 21 in questa fattispecie, porta il punteggio sul 13-6. Ma comincia lo show di Steve Beck, il quale in questo momento elude un placcaggio del numero 55 Pauletto, prima di essere fermato dal resto della difesa. Si avvicina intanto, guidata dal quarterback Sturino, la formazione bergamasca al touchdown. È un lancio per Castagna che si gira e va indisturbato in meta, portando il punteggio sul 13-12. E siamo sempre con i lanci di Sturino, molto preciso, molto accurato. 24 Antonaglia, ed è Beck a chiudere questo bel drive con un'azione personale, con 11 yard di corsa per il 13-20 finale. Provano in questo momento un trick play da parte di Beck su Sturino, ma è quasi l'azione che forse costerà la partita, quantomeno a livello morale, ai Giants. Intanto si chiude il tempo. Grant droppa il pallone, lo perde e regala praticamente 6 punti agli avversari. Ancora Steve Beck che sfrutta perfettamente i blocchi dei propri compagni di squadra. Rocchetti con numero 45 elude alcuni placcaggi e, prima di essere fermato da Grant, guadagna tantissimo terreno. Ma comunque le difese in questo inizio del secondo periodo riusciranno a fare delle ottime cose. Intanto nella nostra sintesi continuiamo con questa segnatura ancora di Steve Beck, che chiuderà con la bellezza di 248 yards in 28 portate, sono 17 quelle che corre. Continuiamo nella nostra sintesi con Grant, protetto da Gennaro in attacco, cerca il proprio compagno di squadra ed è Pellicini che riceve, si gira, elude un placcaggio, ne elude un altro, va ancora avanti prima di essere placcato dal numero 51 Locatelli. Intanto
Il signor Ristello segnala il cambio di quarto, siamo nell'ultimo periodo e ancora il numero 12 Grant che lancia perfettamente su Aneg, il quale riceve e mette a segno la seconda marcatura personale con 5 yard di deviazione. Ma non c'è niente da fare, sono troppo forti per quanto riguarda le corse terrestri, anche se benissimo fermati dalla linea difensiva bolzanina i giocatori dei Centax Bergamo. Poderosa la linea d'attacco, fra cui spicca Gelati, ancora palla a Beck che chiude con 9 yards di corsa e fissa il punteggio sul 34-21 finale. Questa è la mia seconda partita, è stata una partita dura con la pressione della difesa del Bolzano. Adesso aspettiamo la prossima partita, vorrei dire ciao a tutti i miei parenti di Milano e Calabria e ciao a Lutiro a Roma. Questa squadra è sempre stata tendenzialmente coraiola, però da quando è arrivato Mario, il nuovo QB oriundo, sembra che il gioco si sia aperto anche per me e gli altri ricevitori, giustamente, anzi stasera ho segnato e spero che nel proseguo di segnare di più e vedere più lanci. Grazie a tutti. Sì, avevamo dei problemi sul contenimento esterno, però poi il nostro allenatore ha aggiustato le cose spostando noi sullo slot e mettendo il tackle esterno sull'ultimo tackle d'attacco, abbiamo aggiustato le cose. Onore al merito ai Giants, è un'ottima squadra, ci vediamo in playoff, ciao. Ci lanci. Siamo un po' ancora indietro, speriamo di recuperare grazie al nostro amico Mario canadese. Ci vediamo, spero di trovare i Giants ai playoff con il mio amico Mazzellaro. Vi saluto a tutti e salve. Ci ha un po' penalizzato all'inizio del campionato, ma adesso abbiamo dimostrato che con l'organico completo possiamo competere anche con squadre blasonate. Abbiamo fatto dei bei giochi, un grande game, un grande protetto dalle linee che uscivano. Abbiamo bloccato molto bene e abbiamo fatto vedere che sappiamo giocare a football con ragazzi giovani che devono crescere e saranno il futuro della nostra squadra. Non volevo dire niente della partita perché ormai diranno tutti i miei compagni. Volevo solamente ricordare che la nazionale juniores dove io gioco ha vinto in Austria contro l'Austria e quest'estate andremo a Francoforte. Ciao ragazzi. Penso che abbiamo giocato bene, abbiamo lavorato molto anche in allenamento, solo che ultimamente siamo un po' sfortunati perché abbiamo fatto delle grandi partite, abbiamo raccolto poco, siamo un po' penalizzati anche da altri fattori che non è sulla nostra squadra, insomma. Ciao. Io vorrei salutare tutti i nostri amici da Vicenza che ogni tanto vengono qui su a Bolzano a seguirci e arrivederci. Si sa che la linea dei Black Hawks è una delle più forti di tutta l'Europa. Comunque questa sera abbiamo dimostrato che anche essendo grandi e grossi non è che vanno tanto, basta avere un po' di coraggio, un po' di voglia di vincere. E giungiamo anche per questa settimana alla rubrica consueta dei top performance, ossia i migliori giocatori della settimana numero 10. Per quanto riguarda il passing, il migliore è stato Alton, quarterback dei Dolphins Ancona, con 17 passaggi completati su 27, 213 yards conquistate, un intercetto subito e un touchdown. Il miglior corridore è stato Alessandro Angeloni degli Albanesi Hotels Rimini con 29 corse per 291 yards e due segnature personali. Il miglior ricevitore è David Bernato dei Giants Bolzano con 4 ricezioni, 78 yards e un touchdown. E veniamo al football europeo nel decimo Eurobowl. Per quanto riguarda i quarti di finale, i Prima Carlignano a Berlino battono gli Adler per 45-13 qualificandosi alle semifinali. Le due semifinali, che si svolgeranno il 2 e l'8 di giugno, vedranno di fronte da una parte i Paris Moschettier contro gli Hamburgo Blue Devils e i Prima Carlignano contro gli Aix-en-Provence Argonauts. Si gioca nel weekend l'undicesima giornata di Golden League e ci si avvia verso il rush finale. Questi gli appuntamenti. Domenica alle 15.30 al comunale di Telgate, Centax Bergamo Infoservice Torino. Domenica alle 15 allo stadio Venegoni di Parabiago, Prima Carlignano Cardinals Palermo. Sabato alle 15.30 allo stadio di Marmi di Roma, Gladiatori Roma Terme di Fiuggi. Sabato alle 20.30 al comunale di Cattolica, Albanese Hotels Rimini Giants Bolzano. Sabato alle 20.30 al Kennedy di San Lazzaro, GB di San Lazzaro Dolphins Ancona. Domenica alle 15.30 al campo sportivo Propatria di Milano, Rhinos Milano Coats Alessandria. La Silver League gioca invece il nono turno. Riposano i Crazy Bulls Trieste e tutte le gare si disputano di domenica. Alle 15 al comunale San Fermo di Varese, Sebi Varese Redskins Verona. Alle 14.30 campo sportivo Monterosa di Grosseto, Condor Grosseto Copser Ferrara. Alle 15 allo stadio Besurica di Piacenza, Edicard Piacenza Renegades Firenze.
Cari amici, anche per oggi è tutto per quanto riguarda Kickoff, ma noi vi aspettiamo la prossima settimana alla stessa ora per un altro appuntamento. Do you really know how I feel? You think it's real? That brighter skin be better. Leaving it all on me. Do you wanna stand by me? My dream. Sure, your dreams.